Nel lungo periodo, le ripercussioni dell'esito del referendum sull'economia del Regno Unito e dell'area dell'euro discenderanno dal nuovo assetto degli scambi commerciali e finanziari, che risulterà da un processo negoziale complesso e dagli esiti incerti. Nel breve e nel medio periodo, l'intensità degli effetti dipenderà dalla rapidità e dalla chiarezza di intenti con cui le autorità politiche risponderanno a questo nuovo shock. I movimenti osservati fino a oggi nei tassi di interesse nel cambio non sono tali da avere effetti di rilievo sulle prospettive di crescita dell'Italia. Conseguenze riconducibili a legami commerciali, comunque limitate, potrebbero emergere nel caso di un forte rallentamento dell'economia britannica. Una flessione delle importazioni nel Regno Unito del 10%, attorno al limite superiore delle valutazioni dei principali analisti, avrebbe un effetto complessivo sul livello del prodotto italiano dell'ordine di un quarto di punto percentuale nel triennio 2016-2018. Rischi più elevati per le prospettive di medio termine della nostra economia e dell'area dell'euro potrebbero però derivare dal diffondersi di aspettative sfavorevoli che, come ha insegnato l'esperienza degli anni di crisi, possono avere effetti non lineari, gravi e difficili da prevedere. Un inasprimento delle condizioni sui mercati finanziari e dell'offerta di credito, indotto dall'allontanamento degli investitori dalle attività percepite come più rischiose e da un aggravarsi delle tensioni sui titoli bancari e una generalizzata riduzione della fiducia delle imprese si ripercuoterebbero sugli investimenti e sulla crescita. Resta soprattutto essenziale la capacità di prendere misure in Europa come negli Stati membri in grado di arginare le tensioni sui mercati finanziari, assicurare la liquidità, rafforzare il sistema bancario e sostenere la fiducia. È disponibile un ampio ventaglio di strumenti di politica monetaria, ma devono contribuire tutte le altre politiche. Va prestata attenzione a evitare che l'attività di supervisione diventi essa stessa fonte di tensioni. Riconoscendo l'emergere di rischi per la stabilità finanziaria e utilizzando la flessibilità presente nelle norme, nei giorni scorsi la Banca d'Inghilterra ha ridotto i requisiti patrimoniali anticiclici sulle banche.